Buongiorno a tutti, siamo nell'Istituto Superiore Giuseppe Torno di Castano, dove questa mattina abbiamo avuto nell'Aula Magna un convegno con i ragazzi delle varie classi degli indirizzi scientifici, perché è tornata al Torno Silvia Garavaglia, una alunna eccellente, un'ex alunna eccellente, e adesso capiremo perché. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Allora, il suo percorso dal Torno alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie. Allora, sono partita da qua, un po' inconsapevole, non sapevo bene cosa dovevo fare, mi sono appassionata, ho trovato insegnanti molto validi, sia di chimica che di biologia, e quindi è stato veramente anche molto difficile scegliere se fare biologia o chimica, devo dire. Ho deciso di farla a Pavia perché volevo fare un'altra esperienza, volevo provare a vivere da sola, volevo continuare questa mia passione con una laurea, quindi coronare tutto il mio studio con una laurea. E stamattina ci ha dilettato anche io, che ho fatto liceo scientifico, non mi ricordavo più niente di certe cose, mi sono appassionata. Quindi il suo modo anche di insegnare e di trasmettere agli alunni è semplice in qualcosa di molto complesso. Ma cos'è che è scattato quando era ragazzina nella scelta di questa materia? Cioè, come è scattata la passione per la biologia e la biochimica? Allora, innanzitutto devo ricordare il professor Vidello. Allora, la passione per la biochimica è partita da lui, e anche la passione per insegnare, devo dire un po', perché lui, mi ricordo che un giorno ci aveva detto: anche se coltiverete un campo di margherite, dovete farlo bene. Esatto. Questa era una cosa molto importante. Il professor Vidello è stato per me molto importante, e è partito dai professori, secondo me dai professori, perché io in realtà inizialmente non volevo non pensavo di laurearmi, non avevo idea, non avevo pensato a quello. E qua ho scoperto che mi piaceva studiare, fondamentalmente. Questa è stata la cosa bella. La molla. Sì, io in terza superiore, quando ho scelto l'indirizzo chimico, poi ho scoperto che mi piaceva studiare. Sono sempre stata una diligente, perché ero molto, diciamo, orgogliosa, sì, non volevo avere tutti i voti, ma la passione è scattata al triennio. Sì, la curiosità. Con la professoressa Barbieri, la Dal Monte, Vidello è stato importantissimo per me, ma ne erano un po' tutti i miei professori, anche il professore di lettere, la Retti. Io alla maturità ho portato lettere, però, come materia, perché mi piaceva molto. In realtà mi hanno completato, sono stata una persona migliore dopo quando sono entrata. Bene. E quindi quando sono uscita ho fatto l'università, e mi ricordo che la prima cosa che ho pensato quando sono diventata ricercatrice è stata: devo dirlo a loro, e ho chiamato qua. Vidello purtroppo non c'era già più. Peccato. Perché sono diventata ricercatore in biochimica, e quindi lui quell'anno non c'era già più. Ma volevo dirlo a loro, però me sono stati importantissimi. Grazie Silvia, però è tornata al Torno. Sì, e stamattina abbiamo anche la preside, la professoressa Maria Merola, che penso si è emozionata da questa rentrée di Silvia, e dal fatto comunque che tutti gli alunni presenti adesso in istituto, anche i primini abbiamo visto, erano affascinati da quello che diceva Silvia Garavaglia. Sì, certo, noi cerchiamo sempre di riappropriarci dei patrimoni che abbiamo cercato di creare, quindi contatti con Silvia Garavaglia, ma anche con altri studenti che apportano il loro contributo importante per le nuove generazioni che passano al Torno dopo di loro. E questo grande progetto è nato proprio dall'idea dei professori, che mi ha visto subito condividere pienamente, è arrivato in porto grazie anche alla Regione Lombardia, che ci ha dato la possibilità di aprire questa articolazione di indirizzo per un territorio così vasto, che quindi dà la possibilità agli studenti di circa 40 comuni di poter fare un percorso che poi sia già quasi professionalizzante per la laurea successiva o per l'avvio nelle attività lavorative che loro sceglieranno, con l'impiego anche di energie che possano assecondarli nella scelta lavorativa, perché stiamo costruendo all'interno dell'istituto anche un ufficio placement, quindi di accompagnamento al lavoro per chi vorrà inserirsi immediatamente o con percorsi ITS e FTS post laurea, post diploma, scusate. Grazie preside. Grazie. Ultimo ma non ultimo, l'assessore all'istruzione del comune di Castano, Luca Fusetti. Che penso che anche lei stamattina sia orgoglioso, no? Assolutamente, per la città di questo.
prescindere dal perché che siamo, del motivo per cui siamo qui, cioè vuol dire per un implementamento istruttivo da parte del Torno, che è una realtà assoluta per Castano Primo e per tutto il territorio. È stato affascinante sentire la lezione magistragis della professoressa, che oltre che essere partita da qui è diventata una ricercatrice, una docente universitaria, quindi vuol dire che questa istituzione formativa, istruttiva del Torno crea menti eccesse, certo. come tutta la nostra nazione crea, e quindi dobbiamo sicuramente dare un plauso al Torno, alla dottoressa Merola per quello che sta portando avanti per quanto riguarda questa scuola, e soprattutto, se questi sono i risultati, complimenti vivissimi. Grazie Assessore, grazie a tutte, grazie a voi che ci avete seguito. Carla Rizzi per Corriere Alto Milanese.